allora sul lino organico no, non può funzionare, sul organico sì. Bisogna vedere quello che uno vuole fare. Purtroppo la soluzione universale esiste ed è solo la scomparsa dell'uomo, ma credo che sia un po' estremo. Sì, io volevo chiederle due o tre cose. Ad esempio, recentemente mi sembra che più la tecnica va avanti e più anziché trovare soluzioni si peggiora la soluzione. È il caso, per esempio, degli integratori farmaceutici che è venuto fuori, che praticamente ci fanno morire un pochetto prima invece di quanto se non ne assumiamo. È il caso dei motori diesel, da quello che ho capito, che altri motori diesel inquinavano forse meno dei moderni motori diesel per via del FAP. A questo proposito volevo chiedere se il ritrovato dell'urea, quel liquido che viene messo nei moderni motori diesel, risolve in parte la situazione facendo cristallizzare alcuni composti e quindi diminuendo l'inquinamento. Poi volevo chiederle riguardo ad esempio alle lampade a risparmio energetico, queste nuove lampade a risparmio energetico che ho letto in vari siti, che invece sono tossiche e creano problemi di onde elettromagnetiche abbastanza nocive, specie se sono vicine al si sia vicini. E poi in ultimo, se uno ionizzatore migliora la situazione oppure ci danneggia ancora di più per quanto riguarda il filtro dell'aria. Allora, prima domanda era quella dell'urea. L'urea non cristallizza nulla, l'urea semplicemente è l'additivo che viene usato invece del ferrocene, invece dell'ossido di cerio, invece del gasolio. E perché viene usato l'urea? Viene usato l'urea per motivi legali, nel senso che chi ha fatto questo tipo di filtro doveva in qualche modo aggirare il brevetto altrui. E quindi ha dovuto tirare fuori un altro composto chimico per fare esattamente la stessa cosa. Quindi non c'è differenza tra l'urea e gli altri sistemi. Se noi ci mettiamo insieme, domani tiriamo fuori un altro composto e facciamo esattamente la stessa cosa. Si tratta semplicemente di aggirare un brevetto. Quindi quello. Per quanto riguarda gli integratori, quello è un problema molto grosso, perché purtroppo c'è un grosso malinteso. Per esempio, si dice il ferro è utile, importante, è indispensabile per la nostra vita, il che è assolutamente vero. Noi senza ferro moriamo, perché? Se non altro perché l'emoglobina al suo centro ha una molecola, ha un atomo di ferro. Senza questo noi non ossigeneremmo le cellule e moriremmo. Ma questo ferro deve avere una caratteristica che si chiama biodisponibilità. Cioè, se io mangio, introduco del ferro legato a una molecola organica, per esempio con la carne, per dire, quel ferro sarà utilizzabile dal mio organismo. Ma se io mangio un chiodo, allora, che cosa fanno questi integratori alimentari, questi signori degli integratori alimentari? Mettono dentro a questi alimenti non del ferro biodisponibile, ma roba tipo limatura di ferro, che non è biodisponibile. Il ferro c'è dentro, perché se io vado a fare un'analisi chimica con il nostro amico chimico, lui lo trova il ferro perché c'è, però il mio organismo non se ne fa assolutamente niente. Non solo, ma quella roba viene sequestrata dall'organismo, che poi la devi isolare, fare tutto quello che, cioè fare questo tessuto di granulazione, diventa un problema. Ecco perché questi integratori sono delle bufale, a meno che non siano fatti da aziende veramente, veramente all'altezza della situazione. Allora un integratore non costa più pochi euro, ma costa dei patrimoni, e allora non ha più mercato, e allora si fanno le porcherie, perché noi non siamo disposti a pagare quello che costerebbe il prodotto. Altro problema, quello delle lampade, io non lo conosco perché io non mi occupo di inquinamento elettromagnetico, io sono lontano mille miglia da quel tipo di inquinamento, non lo so, non ho nemmeno le apparecchiature per proprio, non riesco a rispondere. C'era qualche altro? L'ionizzatore.
lo ionizzatore ha, ha un rischio, e il rischio è quello di trasformare l'ossigeno in ozono, e l'ozono è cancerogeno. Quindi bisogna vedere se quello ionizzatore che cosa ionizza veramente, perché se mi trasforma l'ossigeno O2 in ossigeno O3, cioè invece di avere i due ossigeni attaccati così, li ho attaccati a triangolo, uno dei, dei tre ossigeni diventa molto molto mobile, se ne va molto facilmente, e quel, quell'ossigeno è un irritante polmonare molto potente che poi può alla lunga innescare un cancro. Quindi bisognerebbe fare delle, delle ricerche molto approfondite su un, ogni tipo particolare di ionizzatore. Quindi difficile dare una risposta generale. Mi scusi, c'è in, da noi nel resto d'Italia ci sono ditte, società che vendono depuratori rivestiti in argento. Ho già capito. Allora, questa è una cosa terribile, terribile quella dell'argento. L'argento, oltretutto, adesso, per motivi che mi sfuggono, viene gabellato per la panacea di tutti i mali. C'è della gente, io ultimamente ho anche risposto male, mi dispiace, a una signora, signorina, forse, non so, che mi scriveva, molto gentile, che si beve tranquillamente dei beveroni pieni di particelle d'argento, perché le hanno dato ad intendere che guarisce da tutte le malattie. È una cosa pazzesca, demenziale e criminale per chi fa queste cose. Si chiama argento colloidale. Questo argento è ottimo, ottimo come pesticida, ed è ottimo come per uccidere tantissimi batteri. Ma se io me lo mangio, questo, io non sono in grado di metabolizzarlo, io non sono in grado di eliminarlo. Io questa roba me la ritrovo a livello dei tessuti, non so nemmeno quali tessuti, perché mi entra nel sangue e quello vado a limpare. Principalmente va nei tessuti che già sono malati. Il motivo è semplice: spesso i tessuti malati richiamano più sangue, e quindi è ovvio che questo argento finisce lì. Questi depuratori con l'argento dentro, l'argento fra l'altro viene usato anche in certi filtri, ci sono delle caraffe con filtro d'argento, si mette l'acqua dentro, l'acqua per porre, l'acqua cola giù, e quest'acqua contiene particelle d'argento, così come questi depuratori contengono particelle d'argento che sono tossiche. La Food and Drug Administration, cioè l'ente americano che si occupa di cibo e di farmaci, lo vieta. Per gli americani, per le autorità americane, l'argento è solo un pesticida, esclusivamente un pesticida, non si può usare per altri scopi. Noi, per noi non esiste l'argento, quindi chiunque abbia voglia di fare un beverone con le particelle d'argento lo fa, poi c'è la signora che lo va a comprare ed è convinta di guarire da tutto. Poi magari dopo 10 anni muore di cancro e non sa perché, perché nessuno glielo dice perché è devastato l'argento. A me è capitato un caso, non con l'argento ma con l'oro, che sembra strano ma ha caratteristiche molto simili. L'oro colloidale, io parlavo prima di argento colloidale, questo è oro colloidale, colloidale vuol dire in nanoparticelle. L'oro colloidale è stato usato per tantissimi anni, viene usato ancora perché è ottimo contro le artriti, ottimo, artriti, artrosi, e viene iniettato per esempio all'interno delle articolazioni, soprattutto le ginocchia. Ci capita, e effettivamente poi si sta meglio, ci capita molti anni fa un caso che veniva dall'Inghilterra, ci è stato mandato dall'Inghilterra, un caso di una, che noi non abbiamo, di una signora che non abbiamo mai visto perché era morta, però i medici che l'avevano curata erano molto incuriositi perché non capivano il caso, allora ce lo mandano. E ci fanno vedere che una signora ha un cancro del fegato di origine ignota. Loro non sanno perché ha cancro del fegato e muore questa signora. Ci mandano i pezzetti di fegato. Noi li analizziamo e scopriamo che dentro è pieno di nanoparticelle d'oro. Allora non avevamo mai visto una cosa di questo genere. Cominciamo a indagare su questa signora e veniamo a scoprire che molti anni, 7, 8, 10 anni prima, questa signora aveva sofferto di un'artrosi delle ginocchia
il suo ortopedico le aveva praticato delle infiltrazioni all'interno del ginocchio di oro polimidale. La signora era stata molto meglio con le sue ginocchia. Col tempo però questo oro, che non è eliminabile esattamente come l'argento, era finito al fegato. Lì aveva fatto il suo bel granuloma, che era diventato un cancro, la signora è morta. Quindi la signora, per guarire dall'artrosi, è morta di cancro al fegato. Quindi attenzione a usare questa roba.